Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo di nuovo qui su Far Cry 3. Ok, scusatemi se mi sono bloccato, ma c'è una scopa che scopa. Ok, ci sta una scopa che... Oddio! Ah! Ah! Una... Oh mio Dio! C'è una scopa che scopa! Perfetto ragazzi, va bene, con questa fantastica scopa che scopa, noi perfetto. Allora, nello scorso video mi scuso per l'audio che non è stato registrato, ma ahimè appunto l'audio non è stato registrato perché la webcam facendola partire non mi aveva rilevato. Oh, io non ti... Oddio, ma che vuole sto tizio? Tieni premuta per interagire, che vuoi tu? Abbiamo cercato, e se lei... Lei chi? Cosa? Che succede? Mi narri tutto. Lui ha il tatuaggio dei Rakiat, ci aiuterà! C'è! Che succede? La mia piccolina, come può, per un ragazzo? Che cosa ha fatto? Gliel'ha data? Hanno fatto le cose... Aida, lasciami parlare. Sì. Signore, la mia Nadia è scappata con un ragazzo. Volevano... suicidarsi. Oh. Ah, che cuccioli. Sono giovani, stupidi. Va bene. Pensano che la vita non possa migliorare e se ne vanno. Ti prego, trova Nadia, riportacela. È così giovane. Abbiamo cercato ovunque. Ok, no. Come fa? Non ovunque. Ci manca via Rock, ti prego. Puoi andarci tu, sei più veloce. Beh, magari il tempo che arrivo là e la trovo già morta, Va bene, trova Nadia e il suo amante. Va bene, sono distanti, vabbè, 140 metri. Dai, volendo non è neanche tanto lontano. Oi, Nadia! Non è che tipo arrivo là e ti trovo bella che è morta? Oi, Nadia! Nadia! Andiamo da Nadia, nel mentre ho in mano una mina. E io direi di levarmela perché mi sembra proprio il caso. Allora, che cazzo dobbiamo fare? Trova Nadia e il suo amante. Ok, mi sa che li ho trovati. Lì c'è Nadia. Oddio, l'amante lì è morto. No! Cazzarola! Senti rilassato, Senti calmino. Stati calmino, Stati calmino! Stati calmo! Nel culo te le infilo la freccia, Stati calmino, Madonna ti... mamma mia! Levati dalle palle! Stai fermo! Allora, Nadia! Allora, aspetta un attimo che mi curo. Ok, iniettate da droga! Levati dalle palle, ma... Mamma mia, sono fortissimo. Mamma mia, sono fortissimo. Boom! Libera gli animali da... Sì, libera gli animali dall'aria aggressiva. Sì. Certo. Mi raccomando. Cos'è sta cosa? Oh, tieni premuto. Ok, va bene, che ci siamo, scogliamo pure i draghi comodi. Mi dovete fare sapere come si fa la pelle di drago di comodo insanguinata. Perché mi serve per craftare una cosa particolare. Ok, qui c'è, mi sa che è morto. Vabbè, che ci siamo. Abusiamo del suo corpo. Cioè, no, abusiamo. Ok, Nadia! Signorina! Mi che è successo? Nina, che è successo? Non puoi parlare. Ha cercato di uccidermi. Mi ha detto di fuggire con lui. Ma poi ha iniziato a parlare di morire insieme. Per essere insieme per sempre. Che questa è malattia. Ha cercato di spararmi. Così, nella norma. Forse ha spaventato gli animali sparando. L'hanno attaccato e sono salita. Brava. Va a casa, i tuoi stanno dando di testa. Grazie. Ma di niente, figurati. Ti sparerei in mezzo agli occhi, mamma mia. Successo, perché sei tu Juliet? Perché io sono una Juliet. Allora, comunque. Allora, ragazzi, in questo episodio scoglieremo un altro animale. Ecco, vi devo dire un'altra cosa, cioè ve l'ho già detta tecnicamente, però. Allora, andiamo su preparazione, andiamo su... Ora non mi ricordo, sono le borse per le munizioni? No, c'era qualcosa, ragazzi, ora non mi ricordo. Pelle di comodo, A0 servono 1, ingrediente trovato nella ricerca in via del cacciatore. Scusami, la pelle di comodo... ecco qua, per fare questa qua per le granate mi serve la pelle di comodo insanguinato. Forse è un ingrediente che lo trovo in una via del cacciatore. Forse mi sono dato la risposta da solo. Va bene. In ogni caso, noi dobbiamo andare in missione. Quindi,
Saliamo in macchina. Anche se dovrei comprare altre armi, perché come voi sapete... No, stai zitto, Stai zitto. Zitta. Ok, scusatemi un attimo, ma fare retromarcia non è così facile. Ok, scusatemi. Ok, oh, perfetto. Ok, mi scusi. Ok. Oh, che mamma mia, gli alberi sempre in mezzo al cazzo! Ok, allora, dobbiamo andare alla segheria perché voglio continuare assolutamente. Mannaggia cacchiola. Per andare qua devo prima andare... Oh, devo andare prima qua, va bene. Ok, andiamo alla torre radio prima. Andiamo a scoprire la torre radio. Mentre c'era un cinghiale, ma vabbè. Oddio, oh mio Dio. Ok, andiamo alla torre radio, tanto siamo vicinissimi. Oh, scopriamo lei e poi andiamo alla segheria a segarci. C'è la segheria a segarci. Mamma mia. Ok, oh, scusi. Oh, scusi. Oh, mi perdoni. Scusi. Diciamo che... Scusi, aspetti un attimo. Si è fatto male. Scusi. Si è fatto tanto male. No. Aspetta. Ok, no. Le faccio la respirazione bocca a bocca. Aspetti. Questo migliorerà. Ecco, no, non è migliorato. No, mi sa proprio che non è migliorato. Allora, oh, scusi, senta. E abbiamo anche la K47. E abbiamo la terza arma nel nostro inventario. Allora, mi avete consigliato di tenere l'arco, il cecchino. Il cecchino lo dovrei silenziare, mannaggia. Ma vabbè, lo silenzierò appena andrò ad Amanaki, che mi comprerò il... come cacchio si chiama? Comunque, dai, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo alla torre a scoprire l'area. Sei patetico. Che cazzo è quella cosa lì? Cos'è? Cazzo. Cos'è stato chi? Oh! Di caldo. Porca merda. Boom, li ho orati. Ma quanto sono forte? Ma quanto cazzo sono forte? No, seriamente ragazzi, io amo l'arco, basta, lo amo alla follia. Che cazzo sei tu? Oh, cinghiale, mi servi troppo. Perché non ti posso scoiare, scusami? Perché non ti posso scoiare? Non è una bella cosa. Crea un portafogli più grande oppure spendi... Ah, oh, il portafogli pieno. Vabbè, non mi interessa. Che non so che cazzo di animale io abbia ucciso. Ok, va bene. Non so che cazzo di animale io stia ammazzando, ma va bene. Allora, scogliamo l'animale, vediamo che cazzo è. Magari ci serve. Cazzo. Bufalo! Il bufalo ci serve troppo, mi sembra. Dove cazzo è? Muori. Sì, vabbè, mannaggia, forse devo ricaricare. Aspetta, non scappare. Dai, non scappare. Muori. Mannaggia a te. Oh, sì, vabbè, sti cazzi, è nel culo! E non muore. Ok, cioè, più o meno gli ho sparato 7 caricatori dentro l'ano. Mamma mia. Va bene, ok, con la pelle di bufalo io mi potevo fare una cosa utilissima che mi serviva. Non mi ricordo che cosa. Ok, premi ESC, vediamo che cazzo potevo fare. Oh, le munizioni, questa sì che mi serviva. Pelliccia di tigre, l'ho già, che culo. Pelliccia di tigre di Sumatra. Ok, mi serve una tigre messa a Sumatra. Allora, va bene, ritorniamo alla torre, scopriamo e poi di nuovo alla segheria. Allora, ricarichiamo l'arma prima che... hanno già l'ho ricaricata, va bene. Perfetto, andiamo, mettiamoci l'arco. Mi sono dimenticato a comprare le munizioni, ma vabbè. A noi non interessa qua le munizioni, non è un problema. Noi siamo... sì, vabbè, scivoli, mi raccomando. 100 metri, ok, lì vedo la torre. Vedo la torre, andiamo a scoprire la torre. Andiamo a scoprire lato torre. Andiamo nella torre. Allora, di qua non posso salire sicuramente, infatti, devo andare di qua. Va bene. Amoni, allora. Quindi niente, ragazzi, dobbiamo per forza andare alla torre, non ho nient'altro. E corri, mamma mia, che sei lento, mamma mia. Oddio. Ok, va bene. Andiamo qua. Ok, ho trovato una gemma, ok, mamma mia. Crea un portafoglio più grande. Sì, l'ho capito che c'è il portafoglio pieno, ma che ci posso fare?
Sì, ho capito pure che devo andare a segarmi. One moment. Allora, sali qua. Oh, yes. Me piazza. Me piazza. Sì. The turret, potto de scala, mi raccomando. Oh, sali di qua. No, no, no. Oddio, guarda come devo cadere e morire in modo brutale cadendo dalla torre. Da. Allora. Mannaggia, che cacchio. Allora, comunque, ragazzi, una cosa che volevo anche dirvi, oltre a questo, è che porca di quella catonza. Sì, vabbè, tranquillo, Pepo, mi raccomando. Ok, devo fare così, ok, va bene, era tanto semplice. Allora, vecchi video di Far Cry, ragazzi, eviterò di far video di 40 minuti per il semplice motivo che in questo momento, ecco, io sto facendovi vedere. Guardate, vi sto facendo vedere il mondo di Far Cry, no? Ecco, in questo momento tutto questo che vi sto facendo vedere mi sta facendo pesare il video 97 giga. Capite bene che, cioè, l'altra volta, cioè, no, l'altra volta, ok, saliamo di qua. Mi pare due video fa, mi pare la parte 6, il video è pesato 3 giga. Per caricarlo su YouTube ci ho messo la bellezza di 1100 minuti. Capite bene che io così vuol dire i video li devo registrare 3 settimane prima per farli uscire nel giusto andato, capito? Quindi, ragazzi, vi chiedo scusa se dovrò accorciare i minuti dei video, no? Perché se non mi credete vi farò vedere la gru. Cioè, non è che vi farò vedere la gru, ma magari, forse apparirà da qualche parte quanto cazzo pesano i video miei editati. Perché forse magari c'è qualcuno che dice non è vero, fai video con te perché non è nato. Allora, devo scendere il posto più vicino per scendere di qua. Allora, infatti sono costretto a fare video corti, che poi video corti, comunque mi manterrò sulla ventina di minuti, così il video mi peserà intorno a un giga e mezzo, 2 giga. Certo, per caricarli ci metto sempre assai, però rispetto ai 40 minuti, seriamente, ragazzi, mamma mia, quando ho editato il video e mi è uscito 3 giga, davvero, ragazzi, ho avuto il freddo. Perché l'ho caricato su YouTube e tipo ci ha messo tipo qualche 15 ore per caricare. Ok, io sto scegliendo la strada più facile. Ah, proprio quella più facile, proprio. Ma, oh, sì, perfetto. Ok, ragazzi, siamo alla segheria. Oh, sì. Oh, sì, motherfucker. Ok, io mi dovrei anche curare. Ok, raddrizzati il dito. Oh, sì. Perfetto. Ok, andiamo di qua. Mentre ci siamo tuffati, come sempre. Allora, vai alla posizione tattica. Devo sabotare qualcosa. Ok, queste canzoni messe così non mi piacciono proprio per niente. Ok, ok, ecco, sono qua. Pensiamo all'allarme. Allora, ok, devo pensare all'allarme, fantastico. Allora, intanto qui c'è una cassa che apriamo. Ok. Una fica rossa. Perfetto, una fica rossa. Allora, ragazzi, dobbiamo pensare all'allarme. Ergo, non dobbiamo fare squilla. Nuovo tutorial, allarmi. Sì, vabbè, ho già sabotato qualche cosa, quindi lo so. Allora, prendiamo la macchina fotografica e segnaliamoci. Allora, uno è là. Uno è là, uno è là. Oddio, là c'è una tigre. Uno è là. E poi? Poi basta. Ah, lo zoom. Ah, lo zoom è già in massimo. Ah, ecco, io infatti dicevo come cacchio. Ok, va bene, là c'è un coso, là c'è un coso. Ok. Allora, quindi tecnicamente potrei già ucciderlo. Tecnica, ma giusto molto tecnicamente. Oddio, ma qui c'è un tizio, mi pare. È morto? È morto, sì, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Oh, punti abilità ottenuti! Sì, mi piace. Allora, super siringa, le siringhe durano il 15. No, non mi interessa, mano ferma. Cos'è sta cosa? Sei più preciso, non spari senza mira con pistole mitre shotgun, mano ferma, persa di un doppio rispetto. Morte dal cielo. Vabbè, facciamoci questo. Sì, apprendiamo, perfetto, mi piace. Abbiamo la mano ferma adesso. Ok, nel mentre qua ci fa vedere il bellissimo tatuaggio che si è fatto dal mio amico. Ma quasi quasi, no, non sparo. Allora, ok, riprendiamoci la freccia. Ok. Mannaggia. Allora, mi serve là. Ok, là c'è un tizio. Oddio, quanti ce n'è, raga, quanti ce n'è. Ehi, è un cadavere.
No, 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 non è un cadavere, 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 non è un cadavere. Stai zitto, zitto, no, 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 zitto! Mannaggia, 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 mannaggia. No, madonna santa, madonna, non suonate l'allarme. Non suonate l'allarme! Non suonatelo! No, non lo suoni! Non suoni l'allarme! Fanculo! Hanno suonato l'allarme! Mannaggia tua sorella l'allarme, porca di quella puttana! Madonna, stai zitto! Madonna, mi stanno facendo malissimo, mi stanno facendo malissimo! Zitto! Viva lo stealth! Tutti i stealth! Sì! Stai zitto, ma stai zitto, stai! Ma stai zitto, qualche altro stronzo! Sì, tua sorella! Ok, mi vuoi fare male? Stai zitto, poi qualche altro stronzo! Stai zitto, poi... Muori! Ma che cazzo? E muori! Ma porca di quella zozzosa! Allora, hai presente tua mamma? Ecco, è morta! Ok. Poi, qualche altro stronzo? Ok, perfetto, visto. Nessuno si è accorto di niente, visto? Wow. Siamo... Piazza la bomba, tieni pronto per interagire. Che devo fare? Ah, ok, devo scappare! Ah! Ah! Fuga! No, tranquillo, eh! No, 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 andatevene a fanculo, fanculo! Ah! Boom! Headshot! Mamma mia! Mamma mia! Vi ho arato, vi ho arato! Vi ho arato troppo! Ok, no, 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 no! Ok, no, scusami, scusami. Voi direte, ma perché Peppo pensi alle tigri mentre dovresti difenderti in modo brutale? Sì, in effetti avete ragione. Allora, devo andare in un luogo sicuro, però suppongo devo uccidere tutti. Ok, l'ho ucciso, poi? Poi? Oh! Finita la missione! Un ottimo lavoro. Adesso parlami dei tuoi amici. La radio ha detto che Bass sta registrando i video alla BP. BP? Ah, pure lui è uno youtuber, sta registrando video. Chiamiamo Baia del Sole, una delle loro prigioni. Ok. Ricordati, Zedon, la forza che ricevi dalla via porta alla vittoria. Evasione al contrario, che cazzo è sta evasione al contrario? Ok, perfetto, vai, mi sono iniettato qua la cosa. Proiettile col tuo nome e cosa? Hai un proiettile col mio nome? Se muoio mi incazzo! Zitto! Stronzo! Recupera vita, veloce, 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 veloce! Ok. Recupera vita, recupera vita, recupera vita. Ok, nuova ricetta cacciatore letale, ok. Lì c'è un animale, forse... Sì, è la... Oh, ti ho sparato un caricatore, mi raccomando, e non morire. Allora, scuoiamo l'animale che la tigre ci può servire. Perfetto! Allora, ragazzi, in questa missione siamo... Certo, lo so, mi piacerebbe tanto farla in stealth, ma non ci riesco. Oddio, stiamo toccando una... Ok, non solo abbiamo toccato una donna morta, in più dentro la donna morta ci abbiamo trovato una testa di una bambola. Cioè, o quella donna davvero stava parecchio male, ma a livello proprio male, nel senso proprio di cervello, o non lo so. Allora, cos'è questa cosa? Sono proiettili. Oh, che cazzo c'era scritto qua? Ah, per prendere le munizioni, certo, le munizioni mi servono. Munizioni pistola, sì. Gran portafoglio più grande, sì, lo so. Allora, la segheria l'abbiamo distrutta. Ora, come missione, che cazzo dobbiamo fare? Spuntami alla portafogli pieno, sì, lo so. Intanto guardiamo la mappa perché voglio vedere cosa abbiamo fatto. Allora, tecnicamente qua è tutto rosso perché ci sono tipo 10.000 avamposti. Qua c'è l'Optan Point, il corto delle zanzare, eccetera, eccetera. Qui cosa c'è? L'obiettivo. Quindi tecnicamente noi dovremmo andare qua. Quindi va bene. Allora facciamo una cosa. Noi andremo... Oddio, ma per andarci mi devo fare tutto a nuoto. O tecnicamente mi dovrei scendere proprio tutto da qua. Cioè dovrei farmi proprio la strada tutta lunga. Tipo madafaco, mio Dio. Allora io sono qua. Quindi devo andare qua. Va bene, perfetto, ho capito.
Qui c'è la prova dei racket. Va bene, allora, perdonatemi se ho parlato da solo, ma stavo riflettendo un attimo su quello che dovevamo fare. Allora, nel prossimo episodio, ragazzi, dovremmo andare qua. Ergo, dovremmo fare tutta questa strada. Per forza, raga, la dobbiamo fare. Quindi, durante questa strada andremo all'obiettivo e tenteremo di conquistare questi due avamposti. Non so se ci riuscirò, non so se li farò i stealth, ma ve lo scopriremo nel prossimo video. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un pollicione in su qui sotto al video. Commentate, aiutatemi, scrivetemi sempre i vostri pareri. Aiutatemi a scoprire meglio il gioco. E niente, ragazzi, ad un prossimo video. Vi voglio bene e ciao ciao! Gentiluomo. Ehi, gentiluomo, non l'ho capito, Avete voluto la parità dei sessi? Vieni qua, prendi la macchina e dammi un passaggio. Ok, Vale, ti ho visto. Ok, sti cazzi.